nostri ospiti giocheranno al posto di tutti gli amici che di solito giocano da casa. L'inventore dei giochi, come sempre, è Giancarlo Magalli, per cui a lei la spiegazione. No, va detto, perché non lo abbiamo ancora detto, che essendo il primo dell'anno, oggi non ce ne vogliate, non giocheremo con voi a casa, giocheremo con gli ospiti che sono venuti a pubblicizzare barbaramente il loro disco. Per la serie è peggio per noi. Per la serie avete voluto fare pubblicità al vostro disco e mal ve ne incogliera. No, giocherete voi e gli ospiti che si susseguiranno, e il vincitore di ogni gioco avrà a sua disposizione 5 milioni da dare in beneficenza non alle vostre famiglie, ma a qualcuno che poi dedica. Allora, cari Po, vi spiego che cosa succede. Questo è un colpo di scena, eh? Dobbiamo fare. Prego, ti accompagno. Vuole prendere posto. Vuole un microfono. Ognuno al suo accanto, tavolino. Qui. Ad uno cosa di questi facciamo? Tavoli io vi do anche degli assistenti, i nostri attori, prego. Assistano i Pooh, i quali sapete scrivere tutti voi. Io no. Attenzione, mettetevi dietro, attori, e datevi una mano. Attenzione, questo gioco si chiama la lettera anonima. Chissà quante lettere anonime avrete fatto nella vostra vita, anche fra di voi, no? Re dalle corna, scritto da roba, l'altro. Questa volta invece è una cosa ben augurale. Usando questo giornale, la colla e le forbici che avete sul tavolo, dovete ritagliare, tipo lettera anonima, delle lettere, e vince il primo che incolla su quelle lavagnette le fatidiche parole buon anno. Partite velocemente e via. Alle forbici! Alle forbici! In carattere! Allora! Volevo ricordare che buon anno si scrive staccato. L'hai preso. Red ha incollato una parte. No, si scrive con due N. Fai proprio le lettere. B come la facciamo? Allora, non bon ma buon. Come così? Ah, le lettere. Bingo così. Anno con due N, senza l'H. B. Dodi senza l'H. Guarda che idea, Red. Bene, Robby ha già scritto au. Bau, anzi, bau. Ragazzi, qui stanno venendo fuori veramente i caratteri dei quattro punti. Ognuno in modo diverso si sta industriando. Mi pare che Red Canzian sia il più veloce. Non so se è merito di Tiziana. Qualcuno è di una lentezza entusiasmante. Stefano Lorenzo sta facendo un mosaico. Guarda, lo vedo molto avvantaggiato. Cosa manca qua? Una U, manca solo una U qua. Manca solo una U. Ci metto la mia di buon accordo. Stefano! Controllare, buon anno! E lei? Bravo! Hai visto? Una U. È stata determinante. Lotto? Red beve Lotto con grande sicurezza, devo dire. Cosa c'era dentro? È alcolizzato lui. Cosa dici? Parecchine. Cosa dici? Nafta, no. Acqua o vodka? Vodka. Vodka, è vero! E Red è già ubriaco, praticamente. Vai, bravo. Sì, ma ti ci fidiamo? Per lui quale bicchiere? Il 6. Il 6. Tutto? Vediamo. Non tradiscono nessuna emozione. Guarda. Vodka pura questa. Acqua. Allora, uno. L'uno. Vai. Tutto un fiato. Allora, non te fa niente, vai. Terribile. E con questo colpo, devo indovinare? I 20 anni dei fuseli si sono giocati. Acqua, vodka. Vodka. Acqua. Non c'è stato niente. Bravo, complimenti. Siamo pari. Puoi fare l'attore. Siete pari. Uno, ultimo bicchiere, Carlo Verdoti. Quale? Adesso te prego io. Cinque. Cinque. Tutto un fiato, vai. Vai. Come non fosse successo niente? Così. Bocca. Acqua. Bocca. E vincono i Pooh.
Viola. Io ho bevuto la vodka. Ecco, già ieri sera. Questa partita attori e cantanti praticamente. Sì, è uguale praticamente. Hanno recitato meglio i cantanti evidentemente. Parlando dei Pucci, c'è qualcosa che noi non abbiamo fatto. Ci sono giustamente quattro ragazze, sono venute da lontano e vogliono adempire a quello che hanno preventivato, cioè grazie. C'è una targa grazie. Da parte dei fans dei Pooh. Oh, oh. Io sparecchio. Guarda. Che con facce commosse consegnano queste. Grazie, ecco, mettetevi in fila, eccoli qua, ragazzi. Li conserveranno. Carino. Grazie. Cos'è? Vero, eh? Io non ho un microfono, poi non so se si sentono bene le loro voci. Si sentono bene. Qual è stato al volo il momento più bello di questo ventennale che avete festeggiato così in modo così importante quest'anno? A parte venire pronto chi gioca. Beh, è stato perché... tutte le sere durante i concerti, perché tutte le sere immancabilmente hanno cantato tanti auguri a voi. Ah sì? E l'impressione era di gente che non andava a vedere soltanto un concerto, ma che veniva a festeggiare con dei fratelli maggiori, degli amici, dei parenti, così, questo compleanno.